Ben ritrovati ragazzi sul canale di Horror Paradise. Tanto che arrivano le notifiche, incominciano a entrare gli utenti. Notate la camicia? Questa è una camicia che onestamente mi vergogno di indossare spesso, ma indosso praticamente quasi solo una volta all'anno, e denota una fortissima cosa, che è l'ultimo giorno di lavoro. Da 2 o 3 anni indosso sempre l'ultimo giorno di lavoro, e quindi il Mac è ufficialmente in ferie. Il canale non andrà in ferie, ne parlerò poi di più quando sarete più utenti. Non andremo assolutamente in ferie, ma chino staccherà un attimo dalle live. Il buon Mac no. E poi vi esporrò anche l'idea che ho per proseguire, diciamo, con le nostre live. Sono live un po' diverse, non sarà solo esclusivamente horror, perché semplicemente l'estate, ragazzi, ho intenzione di fare i giochi, di giocare ciò che mi sono lasciato indietro durante l'anno e che tengo veramente a giocare, quindi perché giocarmeli senza portarveli in live? Preferisco portarveli in live e sperimentare anche un paio di format diversi. Rivedrò anche la grafica. Allora, però, stasera non vedo ancora nessuno. Wei, ciao! Ah, ultimo giorno anche per te, Wei. Bene, sono contento. Io vado in ferie fino al 3 settembre. Una bella pausa di 3 settimane passa. Ci sta, di solito non faccio ferie durante l'anno, ma le concentro in un mese specifico perché chiudo l'ufficio semplicemente. E quindi, come vi dicevo, non restereste senza Horror Paradise. Farò ancora delle live. Ho intenzione di fare 2 live al giorno per tutti i giorni della settimana, e però portarvi giochi non solo esclusivamente horror, anzi veramente quello che mi va, quello che ho voglia di portare avanti. Se per un determinato, per 3 giorni voglio concludere un determinato titolo, vi porto quello. Semplicemente vedrò di fino al 3, come fino al 3? Sì, fino al 3 settembre. Io solo fino al 28, cioè intendo riprendo il 3, quindi cioè, non è che cambio molto fra me e te. Bene, benvenuto anche a Way. Iniziamo, bando alle ciance. Iniziamo Siren Bros., che ha ricevuto anche tra l'altro molta attenzione da voi. Sembra essere un titolo che vi ha entusiasmato quanto entusiasma me. E questo mi rende molto molto orgoglione di voi. Allora, ovviamente la live. Qua c'è sempre quell'attimino che il gatto non mi riconosce l'inizio del titolo, ma recupero subito. Allora, la live si chiama I Love Keishiro Toyama. Come sempre, il mio giapponese è fantastico. Che è il designer e il padre spirituale e anche effettivo di tutti i Siren. E semplicemente lo ritengo un grande game designer che ha ricevuto meno successo di quanto meritasse. Ma proseguiamo, bando alle ciance, proseguiamo, vediamo dove siamo arrivati. Episodio 5. Dovevamo proprio iniziare l'episodio 5, se non sbaglio, esatto. Quindi vedete, è diviso in diversi episodi, è stato rilasciato a capitoli, all'interno dei capitoli ci sono anche gli episodi. È entrato un po' di casino con tutta questa cosa, è forse fin troppo frammentato, questa è l'unica pecca che sto riconoscendo, però ci sono fasi stealth, ci sono fasi in cui potete lottare molto di più, combattere, essere un po' più sfrontati, e c'è un'alternanza maggiore rispetto al titolo originario. Iniziamo. 念のために確認しないとな。人間だと思って助けたら怪物だったなんて全く。Come sempre, datemi un feed se vedete, sentite che è troppo alto, se ci sono problemi di sincrono. Abbiamo un Kratos che è morto. Ho fatto di tutto per tenerli attaccati quei postal. Ok, questo l'avevate già visto nell'altro. I personaggi cominciamo a conoscerli ormai, la bambina, il ragazzo con la cieca. Incominciamo anche a affezionarci, a capire esattamente qual è la loro storia, perché non viene raccontata, non viene spiegata, diciamo, viene raccontata pian piano di episodio in episodio. Allora, proseguiamo. Trovo un indizio sull'ubicazione di Bella Morro.
Allora, razze segnalatori. Una volta accesi questi razzi attirano l'attenzione dei scibitoni vicinanze. Usali in uno spazio angusto, riempendo l'aria di fumo, consentendoti di passare inosservato e scibito. Ah, buono. Ok, spegni torcia, accendi razzi. Ok, perfetto. Praticamente possiamo distrarli in questo modo. Andiamo. Esamina, la porta automatica non funziona. Cerchiamo di capire la mappa. Come sempre, ragazzi, datemi un attimo di tempo per entrare nei comandi. Non è facile, ma visto che tra l'altro finirò, il programma estivo, ragazzi, inizierà da sabato. Quindi al momento andiamo avanti col programma che ho previsto. Quindi poi venerdì io finirò assolutamente The Within. Quindi potrò concentrarmi un po' di più su Forbidden Siren e quindi non avere tutti i problemi di riprendere in mano un gioco. Per lustrare la circostante dal tetto. Ok, quindi devo salire dal tetto. Introduciti. Beh, fanculo. Introduciti nell'ospedale. Allora, quindi dobbiamo esplorare. C'è una scala qua dietro. Ufficio del direttore. Sembra essere un po' lasciare un po' più di libertà qua sulla direzione da prendere. La porta non si apre più di così, non puoi entrare da qui. Ok, lei ha il potere. Ok, lei ha il potere degli scibi per riconoscere gli scibito. Ce n'è uno che è proprio quello di fronte a noi, uno che sembra interno. Come sempre, i rumori degli scibito sono fantastici. Questo che sembra, questi sono tutti all'interno. Questo sembra essere quello più che può romperci subito il cazzo, perché mi sa che salire qua dovremmo. Anzitutto mi dice andare sul tetto. Niente, anche questa è chiusa. Beh, io intanto comunque possiamo. Ah no, tutte le volte che lo dice. Vabbè, sembra interessato a un banco di lavoro. Sta perlustrando un banco di lavoro. Niente di che. Se poi riusciamo. Ok. Cazzo, Spider-Man, figa. Ok. Qua non posso proseguire. Ah! Culo. Tici? Stizzito. Allora, perfetto. Allora, qua posso entrare da questa parte. Ok, siamo all'interno dell'ospedale. Trova un indizio sull'ubicazione di Bella. Perlustra l'area circostante dal tetto. Introducici nello. Introdu. Ma. Entra nell'ospedale. Buonasera, ciao Arianna. Hashtag introduciti. È diventato il live motive della live. Allora, vediamo un po'. Anzitutto perché. Esatto, questo sembra essere al mio stesso piano. Vedete che quasi ci vede. L'ideale è sintonizzarsi su quelli che possono vederti e capire esattamente come noi usciamo da qua. Molto probabilmente mi vede. Quindi è una di quelle situazioni che bisognerebbe utilizzare sti razzi segnalatori. Proviamo a vedere. Perché se io apro. Ah! Ok! Un'infermiera ragno? Posso interagire in questo istante? Non ho capito se ho possibilità di interagire lì o no. Ok, lei sembra essere fatta. No. No. No, devo chiudere. Ok, chiudiamoci dentro. Comunque stava fissando là in fondo, forse. Qui c'è un bagno.
Vedo anche se trovo delle armi. Comunque, non tutti possono utilizzare delle armi. Comunque, benvenuta anche Arianna. È fantastica la visione del ragno attaccato al soffitto. Perché praticamente voi vedete lui attaccato al soffitto. Fantastico. Noi siamo qua. È anche difficile, ti disorienta parecchio. Per esempio, adesso che cazzo sta guardando? Ok, è di qua. Vedo anche con la stellina e mi è comoda. Lui sta andando di là. Secondo me possiamo farcela. Mi dice andare sul tetto. Ok. Ho fatto casino, mi sa. Ok, mi leverei dal cazzo quello scibito lì. Comunque. Ok. La catastrofe. Vaffanculo. Fa veramente troppo caldo, ragazzi. Dovrei attaccarli con l'attack, porca troia. O con qualche puntino. Arianna, ricordami di usare le puntine. Ah, ah, ah. Sta uscendo, bastarda. Io dovrei andare sul tetto. Sta scala qua non prosegue, però devo andare verso la scala C allora. Ah no, prosegue. Perché io ho detto che non prosegue? Qualcosa mi dice che sta porta sarà chiusa. Trova la chiave del tetto. Attenzione, introduciti in ospedale. Trova la chiave tetto. Ok, Dell ce lo metto io. Ciao Giulie, benvenuta, benvenuta. Come la va? Tutto bene? Allora, intanto sono crollati completamente i poster. Bene. Allora, cerchiamo di capire la chiave del tetto. L'ideale in questi casi è analizzare, perché, oh, a parte che... Ah, l'idea... Ah, mi dice anche dov'è. Vedete, queste robe non c'erano nell'altro, veramente... Vi aiuta parecchio. Piano sotto lui molto probabilmente mi darà dove cazzo è la chiave. Esatto. Porca miseria, ma devo farmela tutta in discesa. Allora, io sono qua. Devo scendere. Un piano. Due piani. Tre piani. E arrivo all'ambulatorio. L'ambulatorio dovrebbe esserci la chiave. Nell'altro dovevi analizzare, nel precedente Forbidden Siren, come sapete, dovevate analizzare la vista degli scibito per capire dove era la chiave, un po' come abbiamo fatto con quello della pistola che aveva una chiave di vicino. Qua vi aiuta un po' di più, ma mi piacciono queste introduzioni, comunque rendono meno tedioso il gioco. Quindi io devo scendere comunque. 1, 2, 3, 3 piani di scala. Anzitutto fatemi vedere come ci si abbassa. Ok, magari riusciamo a essere un po' più stealth. Lei, non avendo armi, tra l'altro, è proprio soggetta a 1, 2 e qua dovremmo esserci. Allora, leviamoci dalle palle sto. Allora, qui adesso vedremo di analizzare. Sì, mi dà in realtà sul piano. No, devo scenderne ancora uno. Voglio capire esattamente. Come cazzo si toglieva la torcia? No. Ah, ok, spegni torce. Però non si vede proprio una mazza. Allora. No, devo scendere ancora un po'. No, no, eccolo qua, l'ambulatorio è qua. Allora, controlliamo che non ci siano in giro scibito qua. Ne ho uno proprio lì, proprio messo qua, perfettamente qua. Che sta fissando qualcosa. Senti infatti il cuore battere molto forte. Questo forse è l'unico da attirare col... Diciamo con la... Ah.
Beh, ah! Ho fatto la cazzata! Aiuto! Via. Non si aprono le porte. No, vorrei chiudere. Ah! Mi sta stuprando! Non lei non ha armi. Dovevo sfruttare meglio il lanciarazzi. Dove cazzo? Raccogli chiave. Via. Leva la palla, via. Via. No! Non ci capisco un cazzo! Niente, mi ha... boh, sodomizzato, non si capisce. Missione fallita. Adesso vediamo se mi dà la chiave o se è salvato. Devo sfruttare quel sistema che diceva dei lanciarazzi. Ah, ok, mi ha fatto ripartire da qua. Non è un ottimo punto per farmi ripartire, della verità. Affanculo, io salgo. Via, via. Fuori. Neanche troppo stealth, salgo proprio... È bello affrontare in modi diversi, per esempio la bambina, per esempio, non vi concedeva minimamente neanche la possibilità di reagire ai nemici. In alcuni hai armi, e devi sfruttare le armi e avere le armi migliori. In altri, semplicemente, puoi giocartela un po' più, anche se non lo fai completamente stealth, ci può stare lo stesso. Fanno tutti senso. Ok, qua vedete quello che ha fatto un altro personaggio. Molto probabilmente l'altro personaggio farete quell'azione lì. Questa è la cosa bellissima dell'intreccio. Allora, vedi... Allora, fermi. Quanti cazzo di cose devo fare. Allora, avverti Sam Moreau della crisi. Non so che crisi si intende, forse il casino che è successo. Vedi il numero di stanza con lo Shinject. Ok, quel cacchio che è. Su Seigo Saiga. Chiama col telefono dalla sala preparatoria. Quindi usiamo il Singet, vediamo se riusciamo a capire qualcosa. Devo chiamare col telefono dalla sala operatoria. Ok, è caduto proprio definitivamente. Porca miseria, mi ributti ancora in fondo. E tra l'altro lì è l'ufficio. Devo comunque scendere un sacco. Devo praticamente scendere al piano terra. Quindi è ancora una discesa da paura. Ok. Veramente un peccato, ragazzi, con questo titolo. Veramente, se non avete PlayStation 3 non lo potete giocare. Ok. Proviamo a scenderla un po'. Un po' rapida. Se magari non mi incastro. Presumo che devo scendere ancora un piano. Esatto. Qua. Guardate che. Se sono ancora sulle scale non mi dà esattamente il piano. Ok, qua. Quindi devo andare. Chiama dalla sala preparatoria. Ok, perfetto, che è quella là in fondo. Però qua è chiuso. Ah. È chiuso. Lì. Cazzo, c'è un'altra scala. Vedete la scala B. Quindi, molto probabilmente dalla scala C. Quindi devo. Madonna, dovrò girare in mezzo ai piani. È un casino. Allora, io devo trovare un punto in cui ho la possibilità di arrivare di lì, però. Se scendo ancora un piano e poi salgo, non mi sembra che ci siano porte che mi mettono in comunicazione. Potrei ritornare. No, vado giù con la scala A, torno su con quella lì, e dall'esterno forse riesco a salire. Proviamo, fatemi scendere ancora un piano. Ok. No. Qua. Fatemi se si scusa sto cazzo di. No, ok, ho urlato, ma.
Ok, ho acceso un razzo, vediamo se l'ho attirato. Ok, nasce sta specie di... Ok, qua non si può scendere comunque, è tutto intasato. Si crea sta specie di nebbia. Non vedono un cazzo loro, non vedo un cazzo io. Via, su. Si rincoglioniscono però sembra. Quindi sfruttiamola un po' come... Allora, io di qua... No, devo andare dall'altra parte, vediamo se riesco a beccare. No, anche qua è chiuso. Ah, qua ero dove ero prima, perfetto, quindi devo risalire. Qua. Allora, lì c'è un punto rosso, non so cosa voglia dire. Allora, si può sempre giocare per vie meno legali. Non so se ci siano degli emulatori per PlayStation 3, a dir la verità, Julie. Perché comunque è una macchina abbastanza potente da emulare. Ho visto emulatori di giochi PlayStation 2, mo fatti molto bene. In futuro, spero che si possa fare anche PlayStation 3. Cioè, l'emulazione io la ritengo, tra virgolette, legittima quando fate veramente una fatica boia andare a raggiungere il determinato titolo e giocarlo. Cioè, io non è che debba, se non ho più la possibilità di giocare un gioco NES e per vie traverse non ce la faccio, l'emulazione viene secondo me è quasi giustificata. Legalmente so che dovete avere almeno una copia fisica del gioco. Beh, è un po' nella zona grigia l'emulazione, ragazzi. Non è proprio zona nera, è un po' zona grigia. Allora, sala di infermieri. Sono veramente un po' incasinato, cazzo, non so. Io dovrei salire. Io sono qua. Ma io ho tutta la parte di là. Vedete che non c'è per nessun piano in realtà la possibilità. Attenzione, battaglione. Attenzione. No, qui dove cazzo? Ah, quello è l'esterno che abbiamo già visto. Però in realtà lui dal noi l'abbiamo visto. Ho capito, forse ho capito. Allora, devo. Io sono. In realtà forse dobbiamo ritornare nel corridoio esterno, fuori, e vediamo se riusciamo a entrare. Allora, devo scendere di uno. Devo ancora scendere di uno. E poi sfruttare la scala. Proviamo a riprendere il percorso al contrario, quindi riesco fuori, che è praticamente il punto in cui abbiamo visto il tizio, e vediamo se riesco a accedere a... Ok, ha fatto una caduta perché ha mancato la cosa abbastanza scandalosa. Allora. Qua in realtà adesso dovrebbe... No, col cazzo, noi l'abbiamo visto entrare qua ma non si apre, quindi niente. La mia idea è andata completamente a farsi fuori. Un conto è, ragazzi, la pirateria, vi ho detto, l'emulazione è una zona molto grigia. Molto grigia. Per cui per giochi molto molto vecchi, difficilissimi da reperire, io lo posso anche giustificare. Anche perché secondo me è ingiustificabile il fatto che Sony non abbia permesso di giocare titoli del genere sulle proprie console. Cioè, spero che magari con PlayStation 3 riescano a rendere retrocompatibili anche i giochi con PlayStation 5, retrocompatibili con i giochi PlayStation 3. Dicono che non si può, però io ci continuo a sperare. Allora, bando alle ciance, vediamo di capire da dove cazzo io devo passare. Allora, in sto piano no. Aiutatemi anche voi, sì. Allora, noi siamo qua. Io devo arrivare là. Ufficio del direttore o comunque anche quel sinject. Se io faccio il sinject da qua perché mi dice in una mi dice di usare il sinject. Ok. Ok, telefono 201.
trova un indizio sulla ok, chiama col telefono la sala operatoria e io devo chiamare la stanza 201. Praticamente lui è il 201. Va bene, a parte questo che adesso non mi serve più un cazzo. Io so adesso lui dove è andato attraverso il potere. Allora, 201, cioè praticamente la stanza in parte è la mia. Se io vedo comunque il numero 201, presumo che sia anche il numero della stanza. Cioè, io non riesco a entrare, cioè, fatemi entrare, mi sembra strano. Ok, no, non so perché devo chiamare 201, però il punto focale è che io devo riuscire a arrivare a sta stanza dalla sala operatoria, che non è per nulla facile. Almeno che non ci sia un modo per alzare quelle saracinesche lì, non saprei. Scala C porta comunque alla sala operatoria. Controlliamo la scala C in tutti i piani. Allora, però in realtà io non riesco mai a accedere all'altra parte. C'è un ascensore. Potrei andare sul tetto e vedere se ci si va l'ascensore. Mi sembra altamente improbabile. In realtà in tutti i piani c'è l'ascensore, tranne che... Ok. Io nell'interrato comunque da lì non ci posso andare perché la scala è chiusa, vedete la scala con... quelle cose lì. Cazzo, difficile. Allora, fatemi vedere come cazzo si zoom. Ok. Allora, io voglio, devo riuscire a superare sta cazzo di barriera. Allora, qua non posso scendere. Io sono qua, però quel simbolo, quel quadratino nero lì da un piano era rosso, se non mi sbaglio. Esatto. Perché è rosso? Mi chiedo questo. Andiamo a vedere. No, sembra una botola, ma non si apre. Non mi ci fa interagire. Niente. Allora. Continuiamo a provarci. Allora, vediamo un po'. Attenzione che adesso mi indica in rosso qualcos'altro. No, niente, lo sfondo su rosso, niente. Allora, stanza 203, che è quella che abbiamo fatto, può uscire all'esterno. In questo piano non posso fare niente e quindi lo escludiamo. Se io scendo al piano terra, posso andare in reception? Io ho bisogno di andare in sala operatoria, ma non ci posso accedere. L'ascensore sembra essere veramente l'indizio abbastanza più forte che mi può portare in sala operatoria. O la scala B, ma neanche qua lì riesco a accederci. Cioè, io devo riuscire a capire come cazzo accedere. Allora, nell'interrato non ci posso andare. Partiamo dal tetto. Guarda che c'è una cisterna, ok. Tetto, ho solo un accesso. Questo piano. Deve esserci un cazzo di modo. L'unica è esplorare tutti i piani, a costo anche di morire, e capire esattamente se c'è un passaggio che non è indicato. Almeno non mi sfugga qualcosa. Idee dalla chat? Io provo a salire, sale infermiere, ma ritrovo qualcosa. Quindi dovrei salire un piano. Fate un po' a salire un piano. Merda. Sala infermiere.
Qua posso solo che buttarmi giù. Ok. Questo è un passaggio rapido per scendere. Sta cazzo di grata non si. Uscire, sono sempre qua. Sta niente. Non posso andare, lì sono già andato. Proviamo a scendere in un piano. A questo punto me lo esploro tutto, ragazzi. Questa che porta. Esamina. Bella è questa qui. Ok, non so se bella è questa qui, no? Ci darò un po' di stealth, magari. Questa è chiusa. Bagno. Anche questa è chiusa. Qua c'era la... di prima, qua ho preso la chiave quindi non è qua. Sì, io scendo qua sotto, c'è il rompicazzo e non posso proseguire. Non so neanche quanti cazzo di razzi ho. Ok, ne ho ucciso qualcuno. Dobbiamo trovare una strada, ragazzi. Toms, le voci sono veramente inquietanti. Dobbiamo trovare una, trova un indizio sull'ubicazione del morro. Trova la chiave del tetto, perlustra l'area. Ah ok, no, mi ha rispawnato qua, vaffanculo, mi tocca rifare. Non ha salvato in automatico quella roba. Ok, torno sul tetto. Non mi ha salvato in automatico là. Questa piccola cosa, va bene. Mari, esploro meglio un po' l'area del tetto. Mari, vedete che c'è anche una parte sfondata. Mari mi aiuta. Ok, questo è il pezzo. Vedete che è Sam con quello col fucile. Abbiamo visto nell'episodio prima che scappavano assieme. Ok, allora. Qui forse riusciamo anche già a farlo da qua, Sinject. Ok, esatto. What the hell is that sound? Where is it coming from? That's just great. There's another thing to add to the list of things going wrong today. What is wrong with this village? This is settling soon into London. I believe your friends can't be in today. Damn freaks of nature. There's gotta be something I can do. Hey, does that work? Maybe we can use it to call for help. Ok, intanto mi ha trovato il numero o no? No. Non può aspettare, non ancora. Ok, adesso va di qua. Molto probabilmente però dobbiamo cambiare. Non è lui che dobbiamo fissare, ma l'altro. Ok, eccolo qua. Chiama col telefono la sala preparatoria. Va bene, ok, l'abbiamo trovato, fatto. Poi di qua in realtà possiamo forse scendere. Attenzione, attenzione che scendiamo un'altra parte, quindi non dovevamo più fare quella là. Ok, qua. Armi non ne trovate ancora. Molto ovviamente qua ci diamo un'altra scala. Esatto. Perfetto, ci siamo. Allora, scala C. Scala C, ovviamente scendo.
Poi la scala C si interrompe a quel piano lì. Prendo la scala B e continuo a scendere. Ok, quindi faccio la scala C e attraverso completamente il corridoio. Oh, 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 oh. Ah, questa è l'infermiera simpatica che ho messo anche nell'immagine iniziale del titolo. Cioè, malato un tantinello, ragazzi, in gioco, vi pare? Mamma mia. Allora, aspetta, quanta roba. Allora, trova un'arma, batti lo scibito cervello per fermare gli scibito ragno e chiama col telefono. Non è detto che siano tutti obbligatori, però quindi deve esserci anche, ah, gli scibito ragno sono quelli che si attaccano su, ovviamente. Qui non c'è un'arma, non c'è una mazza. Fatemi vedere se, come sempre, mi indica le cose magari un po' a schermo. Allora, ufficio del direttore, lì c'è qualcosa. Allora, io adesso scendo. E attraverso, scendo sotto e dovrei essere vicino a sta laboratorio. Abbastanza inquietante, eh? Merda, qua mi sa che ci sono gli scibito ragno. Ok. Sono in sta merda di stanza. Sì. Merda. Ah, sono tutti qua. Non si riesco a passare oltre. Dovrei distruggere quello scibito cervello. Vedete che mi impallano, non riesco ad andare avanti. Per uccidere questi. Ok, intanto. Fatemi vedere dove cazzo sono arrivato, mi sono perso. Dovrebbe essere qua. E qua dovrebbe esserci un telefono. Con tutto questo fumo non riesco a vedere. Ok. Usa il telefono. Dai. Riesco a chiudere sta porta? Dai, 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 fammi fare il cervello. Lasciami usare il telefono. No! Se ce li ho addosso, niente. Se ce li ho addosso non posso fare niente. Fare lo stealth lì è molto difficile. Dovrei forse... dove parte il checkpoint? Dovrei mettere... un razzo sperando che loro vengano attirati in quel punto e entrare di soppiatto, ma non è facile. Forse la cosa più facile sarebbe trovare un'arma e fottere davvero quella specie di ammasso cerebrale. Qui è tutto chiuso, non avete comunque molta possibilità di svariare. Ok, qua ci sono tutti sti... Oh, bello. Fatti rincoglionire da razza. Questi anche qua sono rincoglioniti da razza. Ok, forse. Ah no, ce n'ho proprio uno sopra. Niente, mi uccide. Vedete, ce l'ho proprio sopra appena. Niente. Devo trovare un'arma e uccidere quel cervello di scibito che comanda tutti gli altri scibito. Mamma mia, ragazzi, la complessità fatta persona. Molte cose lo semplificano, ma non così tanto.
Devo trovare un'arma. Vediamo se mi aiuta un po' con le indicazioni a schermo. Lì devo scendere e parlare. Fino a lì ci siamo. Vedi il numero della stanza? L'ho già fatto, anche se mi dà ancora di controllare, non so perché. Allora, chiama col telefono al suo operatore. Fino a lì ci siamo. Trova un'arma. Non mi indica dove. Comunque non è, cioè non è che devo girare molto, quindi è abbastanza facile. Allora, questo piano, posso andare di qua, posso chiamare l'ascensore. Se chiamo l'ascensore molto probabilmente poi esco esattamente dove ha condotto l'infermiera, ha condotto quella specie di ammasso che chiama cervello di scibito praticamente. Allora, qui non posso far niente, io sono sceso queste scale. Qui c'è in realtà un corridoio. Ok, se trovo un'arma. Aggiunge l'archivio. Ok, abbiamo trovato una nota. Niente armi. Inquietante? Tantina l'inquietante, ragazzi. Allora, questo è chiuso. Malato ragazzi, il buon Toyama, molto malato, non a caso ha creato la serie Silent Hill. Allora, qui non abbiamo trovato una mazza. Qua no. Proviamo a scendere con l'ascensore, vediamo dove cazzo ci porta. L'ascensore è tornato su. Proviamo a vedere dove ci porta. Allora, premi pulsante. Proviamo uno. È un po' lento in alcuni punti, ragazzi, però è molto immersivo. Qui siamo arrivati al piano primo. Piano primo è dove in genere ci sono i ragni che non mi permettono di fare il numero. E qua succede la stessa identica cosa. Quindi provo a scendere ancora un piano. Ok. Dai. Lì. Proviamo nell'interrato. Ok, qua c'è un cazzo di mostro di merda. Ok, qua c'è un mostro anche qua. Qua c'è il cervello, eccolo qua il cervello. Il cervello è dietro le scale, ragazzi. C'è un'arma. Merda. Ah. Cercando una merda di arma. No. Allora, l'idea non è male, però devo riuscire in pieno, sotto pienissimo. Quindi devo riuscire a poi lì sintonizzare un po' Sinject, vediamo un po' se... Ok, mi fa ripartire ancora da qua, va bene, molto buono. Dall'altra parte non avevo visto armi, quindi non penso di dover, non, anzi non penso di riuscire, tra l'altro, neanche a tornare all'altra parte dell'altra area, non penso di proprio di riuscire a raggiungerla.
un'arma deve essere o al piano primo o all'interrato. L'interrato è molto bastardo. Riproviamo. Mi vede, mi... non interagite tanto in chat o c'ho la chat rincoglionita? Cioè, ma è la chat buggata, ragazzi. Allora, qui ci sono praticamente tanti di quegli scibito che è anche difficile. Questo gira, questo controlla il corridoio, questo non me ne può fregare di meno, questo è quello che gira un po' di più. Gira anche quella. Non è che abbia molta scelta. Sono anche disattivate ste cose. Cioè, è pieno, cazzo. Hai un'arma, ma è una gioia. Mi ha beccato. Allora, il cervello rompicazzo era qua. Era qua. Ma qua posso salire? La porta è chiusa. Fantastico. Ok, però intanto mi hanno un po' perso di vista, quindi magari posso rigiocarmi un po' l'aspetto. È un po', vedete, lui è eccitato perché tra virgolette sa che siamo lì, ma non ha capito dove siamo andati a finire. All'interno della mappa siamo qua. Il problema è che non so neanche se è qua in realtà che c'è una... che c'è un'arma. Vedi il numero della stanza? Vabbè, questo l'abbiamo già capito. Trova un'arma, batti lo scibito cervello per fermare il scibito ragno. Un'arma. E dove cazzo la trovi l'arma? L'unica è ancora girare un po' la cazzo. Sono veramente troppi qua, ragazzi, per ragionare un po' su un approccio un po' stealth. Cazzo, veramente bisogna esplorare tutto non sapendo che cazzo sia l'arma. Qui c'è un nemico. C'è un cazzo. Possiamo andare avanti. Questi riposti vietti, no? Qua siamo usciti con l'ascensore. Ah, un'arma! Arma! 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 Preso il coltello a cucina. Ok, è di fronte all'ascensore. Subito il beccato. Adesso devo riuscire a beccare il basta. Ok, cominciamo a uccidere l'infermiera. Poi accoppiamo il cervello. Ucciso? Vai! Vai, cazzo. Posto un'immagine di esultanza da solo perché... vi vedo in quattro, ma ragazzi, non vi vedo esultare. Ok. Ok, siamo riusciti. Allora, sperando che abbia fatto un sabotaggio automatico. Ok, vedi il numero, sei sempre lì. Ma comincio io, comincio a... vedi il numero, sappiamo subito come farlo. Anzitutto qua abbiamo un'arma, che comunque è cosa molto buona. Riprendo l'ascensore. Salgo a piano primo, dovrei riuscire a fare il numero. Adesso gli scibito ragno dovrebbero essere morti o comunque mobilizzati. Non so cosa cazzo ho schiacciato l'uno. Ok. Ok, no,
innanzitutto, però. One night, that kind of thing. Ok, io devo sintonizzarmi su questo per vedere il numero. Però so che è il 201. Ok, teniamola chiusa. You're just tired. You should try to get some rest. Ah, ok, ok. Tra l'altro, ragazzi, purtroppo io sono... è da un po' che sono sfigato. 201, vedremi chiamare 201. Sono parecchio sfigato perché è tipo la quarta live di fila che io faccio che non mi lascia selezionare la qualità. E questo mi fa molto girare il cazzo. Twitch non ne sta imbroccando mezza ultimamente. Come sapete mi dispiace sempre perché non riuscite tutti ad assistere al meglio. Abbiamo anche comunque anche sto coltello. Allora, qua io teoricamente devo entrare. Voglio capire, Shibito sono spariti semplicemente. Ah, guardate, che roba! È come se avessero staccato la spina. Minchia, che roba inquietante. Ah! Inquietante. Allora, devo cliccare, presumo, il 201. No! Nulla. 2. 0. È composto un numero sbagliato, infatti. Sì, sì. Cioè, avevo fatto a nulla, ma semplicemente non me l'aveva dato. Io riesco. Come si dice? Buon way, tu che come me hai sofferto un sacco la mancanza di una fibra. Adesso non facciamo gli sboroni. Sono contento che finalmente stia un po'... Attenzione, non posso rispondere. Sono contento che le cose stia un po' cambiando in Italia. Piano piano, ma stanno cambiando. Missione compiuta, ragazzi. Avete visto anche qua... Allora, anzitutto comunque non favorisce proprio lo stealth come l'altro. Nell'altro avevi determinati punti in cui tu praticamente potevi riposare e facevi le cose, come si dice? Riposavi, studiavi il percorso, il loro movimento, andavi avanti e poi ti fermavi e poi studiavi. E c'era questo fattore. Qua invece favorisce un approccio un po' più dinamico, anche se ti beccano. C'è sempre l'alternativa. In alcuni punti, come quello là sotto, non farsi beccare è praticamente impossibile. Abbiamo 4 Shibito in una stanza, praticamente. E quindi, comunque, cerca un approccio un po' più dinamico. E non mi dispiace per niente, però avete visto anche la dinamica per cui, uccidendo un boss, si bloccano gli altri nemici e vi permette di andare a concludere quella missione. Quindi l'approccio di arma a contatto c'è, ma non è prioritario. Quindi questo mi entusiasma, ragazzi. Io adoro assolutamente questo titolo. Allora, vediamo un'altra missione. This village anyway. I don't understand what you mean. E qua ricevono la telefonata. Come vedete, diversi punti di vista della stessa scena, della stessa storia, praticamente. Help me. Where's Sam? He's there, isn't he? Melissa, is that you? E tac, saltiamo un altro personaggio. Questa qua che ha aiutato all'inizio il ragazzo. Se non sbaglio non abbiamo più fatto altri episodi, io e lei. Where could she be? E torniamo a questo punto in cui loro si sono ricongiunti. Salti avanti e indietro nel tempo, come vedete. Wait. This looks like Bella. It means she's alive. The Iraq's Body Church. You know where this is? Yes. It looks just like the church built in Colorado. It's just down the road. That way. I have a few things I must take care of. Let's go. Okay. Thanks for all your help. We'll make it through this. Don't give up hope. Ok, questi vanno verso la chiesa. No! Ah!
Porca miseria. Cioè, il fatto che l'ha messa così brutta. Oh, a parte che questo è un medaglione strano. Il fatto che l'ha messa così brutale e diretta. Cazzo, mi ha lasciato di merda. Cioè, ci può stare in una situazione del genere a togliersi la vita, per carità. Però l'ha messa talmente brutale che cazzo, è stato un pugno allo stomaco incredibile. Porca miseria. Intanto Way pastula con grilli, zanzare e mosche. Va bene. Io, ragazzi, c'ho un ventilatore sparato come sempre addosso. Fa veramente caldo. Spero che, cazzo, una notte la vorrei dormire senza un caldo bestiale. Recupera i ricordi perduti. Ah? Ah, lei ha perso i ricordi, quindi riprenditi la spilla. Segui lo scibito per scoprire dove. Non lo so, dove ha messo la spilla. Praticamente, lo scibito è un oggetto. Molto probabilmente la sotterrerà, la nasconderà o quello che è. A noi ci serve, dobbiamo sfruttare Sinject. Molto probabilmente non si chiama neanche Sinject, ma io lo chiamo così per comodità. Per riuscire praticamente a vedere attraverso gli occhi di Shibito. Allora. Segui lo Shibito per scoprire dove l'ha messa. Va bene, riprenditi la spilla. Alcuni capitoli sono un po' più lunghi e impegnativi di altri. Questo presumo che non sia particolarmente lungo, vedremo. Allora, sembra comunque averla messa. Oh, anzitutto c'è. Non ce ne sono di più. Questo non so cosa stia facendo. Ma io ho visto una specie di grotta e ho visto il simbolo. Guardate che qualcuno ci sta guardando, mi piace. Vedete, c'è una specie di grotta e secondo me l'ha messo su quella specie di madonnina. Una grotta. Cazzo, è una mappa più ampia di quanto pensassi. Allora, anche questa è divisa ovviamente a livelli. Grotta. Cimitero. Se io vado fuori di qua, scendo, scende o sale questa scala? Scende. C'è pasta sorpresa, ok, fermata dell'autobus, strada, io direi di no, casa, no, però di là c'è un'altra scala che sale e ci porta, vediamo un po', strada per casa acqua, no, però sale un po' qua e c'è la torre sala della venerazione. Potrebbe essere la sala della venerazione quella roba lì. Vedete che l'ho messo in quella specie di. Fatemi vedere. Ok. Vabbè, diciamo che è questo. Io vedo anche la stella. Riesco anche a capire dove cazzo andare. Praticamente è dritta di fronte a me. Non è a sto piano. Non è al piano sotto. Però sembra sotto di me. In realtà forse è questa strada per. Forse è qua. Fatemi vedere. Forse è qua. Da qui è troppo pericoloso. Che cazzo in. Ah, non mi fai proprio scendere. Ok, qui praticamente è sbarrata la strada. Io dai, così a caso. Perché prima dormivo. Ah, devi dormire. Ok. Sì, ragazzi, si può morire in questo titolo. È anche un po' trial and error. Cioè, muori, sbagli, capisci dove sbagli e prosegui. Qui ho tra l'altro già un cazzo di scivito alla minchia. Non ho armi. Che opzioni mi dà? Solo l'urla. Non è il massimo. Non ho proprio armi, io qua ce l'ho proprio di fronte. Presumo che non sia questo. Forse devo seguire questo scivito. Fatemi vedere, male è questo. Forse mi sono tirato paranoia, ma non è neanche quell'altro. Fatemi seguire questo. Ok.
No, è questo, mi sono tirato paranoia per niente. Ok. Basta che si volti una volta e mi fa il culo. Tutte le volte che gira rischia di farmi fottere. Esatto, sta andando verso sta sala della venerazione. Qua parla con un altro tizio. Ok. Il tizio entra e lei lo segue. E fino a qua ci siamo. Ora il punto è se io entro con i due tizi. Ok, la tizia si avvicina a... va di là, seguiamo, se muoio a me. Qui cosa che c'era? Poi raccogli il razzo segnalatore. Ok, magari mi aiuterà. Qui c'è un... wow, che si scende sotto, forse quella grotta che vedevo prima. Ok, bello, sangue, cazzo, sono qua tutti e due. Getta un razzo segnalatore nel pozzo. Che cazzo, dov'è il pozzo? Getta un sacco segnato. Torre di osservazione. Ah, ok. Getta, esatto, guardate lì che mi indica il pozzo. Ci sono un bel po' di aiuti, però ci può anche stare. Vediamo un po'. Se io le butto nel pozzo, loro dovrebbero letteralmente buttarci dentro. Via di qua. Ok. Lanciarazzo. Ok, merda. Vai dentro. Ok, non so. Ok, l'ho lanciata nel pozzo, non so se è servita. Io torno giù. Allora, getta un razzo. Ok, ho provato. Mari dovevo farlo in modo un po' più strano. Ah, ok, dal pozzo è venuto giù. Quindi che cazzo... che cazzo è servito a fare? Dovevo lanciarlo prima di scendere. Via, via, prendiamo questo oggetto. No, non posso prenderlo. Che cazzo è l'oggetto? Merda. Ok. Raccogli? Raccogli? No, era qua, era qua. Era qua, l'avevo lasciato qua. No. Che cazzo è? Vaffanculo, era lì. Cogli birra. Vabbè. Sciapati. 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 Succa. Là. Là. Ok. Non è stato molto... ok, qua cos'è che c'è? Passa bottiglia di birra. Un'altra bottiglia di birra. Ok. L'abbiamo affrontato anche così. So che non lo sto giocando molto molto bene, ragazzi. Ah, ok, sempre più ricordi, sempre più offuscati. Oh God. What is it you ask of me? Wayne si sveglia perché sente birra. Visione passato. Amana il potere di vedere i ricordi passati associati a un luogo. Se ci sei vicino, vedrai l'effetto video e sentirai una vibrazione solo con controller wireless. Ah, perché solo col controller una... ah, è vero. No. Ma il PlayStation 3 non ha sempre avuto... no, il primo Sysaxis non aveva... è vero, il primo Sysaxis, ragazzi, che è quello che aveva i controlli, avevano tolto la vibrazione sui primissimi modelli perché si diceva che interferiva con questi movimenti, diciamo,
col bilanciere interno. E quindi hanno tolto il tremore, che era stata la cosa più pazzesca del mondo, perché il tremore è la cosa più comoda. Esatto, date a Mac una bottiglia di birra di whisky, anche meglio, tra l'altro. Dicevano che rompeva il cazzo al movimento e avevano tolto il tremore, che è la cosa più figa che penso sia stata mai aggiunta in un controller. Allora, perfetto. Quindi praticamente possiamo vedere... Trovo una mappa del passato. Io posso sintonizzarmi su dei ricordi del passato. Così dice. Ok, questo intanto si sta svegliando. Mi farà notte del culo. Non so. Perché? In realtà mi diceva. Trova una mappa del passato. Vediamo sempre se me lo indica. Cioè, in determinati punti... Ah, è nella sala di venerazione. Magari sopra. Sì, sicuramente sopra. Praticamente io dovrei vedere un segnale a video che mi aiuta. Cos'è che è? Spezza il sigillo. Qua c'è un enigma che non ho la più pallida idea di come cazzo si possa fare. Qualcosa non va. Vabbè, non mi chiede neanche di spezzarlo sto sigillo, Mari. Me lo chiederà più tardi. Allora, intanto ho spento la torcia, o non ce l'avevo proprio torcia. Ok, io salirei. Tanto ho sempre la mia bottiglia di birra, se servisse. Ok. Vedete, compare questo effetto molto molto strano. E lei ha possibilità di vedere sta mappa. Ok. Perlustra la casa di Mitamura. Ok. Bella anche sta cosa. Beh, la casa di Mitamura, se tu adesso me la indichi direttamente anche qua, posso anche evitare di tenere il Singer per niente. Esatto. Perlustriamo la casa di Mitamura. Mitamura è, rispetto alla nostra posizione... Oh, devo scendere per forza da quella scala lì e non ci sono cazzi. Poi scendo di qua, riscendo di qua. Minchia, è praticamente lontanissima. Allora, lasciamo qua questo. Abbiamo anche comunque... Meglio controllare, abbiamo anche... Raccoglie anche razzo segnalatore. Che ho sempre la mia bottiglia fidata di birra. Nasconditi. Possiamo anche nasconderci negli armadietti. A sto punto, col fatto che tu puoi avere comunque un approccio un po' più scanzonato al titolo, a parte che va a rovinare comunque in parte del titolo, però non sei più costretto a essere così stealth. Toh. Vediamo questa. Vediamo una bottiglia d'antesta. Vediamo 4 colpi. E adesso non va giù. Cazzo, questo è se l'hai preso. Allora. Sa che mi sono perso. Dove cazzo ero salito prima? Allora, controlliamo la mappa. Vediamo anche cosa scrivete. Allora, date a me una bottiglia di birra e spacco tutto. Ok, spacco bottiglia. Birra non se ne parla, solo Ballant e ne vino rosso. Ok, esatto, ragazzi. Non sono un gran bevitore di birra. Ballant, di verità, è da un po' che tra l'altro non lo tocco. A parte che è d'estate il whisky un po'. Bel mezza bottiglia di vino rosso la domenica, ci sta. Allora, ma qui non li uccidi quando li prendi a bottigliate. In realtà, non li uccidi mai. Il gioco, così come l'originario, non uccidevi mai tu gli scibito. In realtà li paralizzi per un certo tempo e loro riprendono vita. Tu uccide, non li uccidi mai, neanche quando gli sparavi col fucile. Ritornano in vita dopo un po'. Quando si fa un radunone di Horror Paradise? Allora,
per quanto mi riguarda, anche quando cazzo volete, cioè senza problemi. Il discorso è trovare un evento barra un luogo in cui trovarci, sì. Cioè un luogo in cui trovarci io, te, Machino, Giuli, Stefi, non mi dispiacerebbe per niente, anzi, sarebbe molto molto figo, però bisogna trovare un po', magari anche un evento, non so, un Lucca Comics o qualcosa, un'iniziativa possiamo fare assieme senza andare solo in quel punto lì per fare questa cena, diciamo, o per berci qualcosa, e metterci un po' d'accordo. Ci può stare, ragazzi, cioè, cominciate a pensare, a mettere anzitutto le vostre disponibilità. Merda. Vediamo un po', cominciamo a pensarci, non sembra male. Bisogna anche beccare un periodo lavorativamente buono per tutti e non è facilissimo. Allora. A parte tutto sto discorso, io mi sono perso un'altra volta. Perché io? Perché sto salendo? È questa qua la casa di Mitamura. È questa qua. Questa è la casa di Mitamura. Ormai c'è scritto sulla. Ok, qua c'è un mostro rompicazzo. Stiamo affrontando passa al pugnale, il pugnale è forse un po' meglio la bottiglia di birra, anche se la bottiglia di birra ha fatto il suo sporco lavoro. Ok, qua abbiamo un'altra mappa. Ok, fa poste. Dammi la mappa. Ok, sono circondato comunque da nemici. Ok. C'è scritto un nome, ok, lo leggi solo tu. Tecumoto. Ok. E col nome di Tecumoto che mi faccio? Allora, c'è scritto il nome di Tecumoto. Esplora i ricordi attorno all'entrata. Trova il sigillo del cimitero. Allora. Tecumari, c'è la casa di Tecumoto. Allora, anzitutto c'è il cimitero. Ma esplora i ricordi attorno all'entrata, mi sa che devo andare. Ok, è tutto di qua. Non so che cazzo di. Come cazzo faccio io arrivarci lì se è fuori completamente dalla mappa? Andrei anche al cimitero e troverei il sigillo del cimitero. Okay. Possiamo nasconderci. Perché a sto punto qua con le tre. Proviamo di là, non mi sembra strano che si possa andare di là. Ok. Oh cazzo, forse qua c'è l'uccellaccio figlio di puttana. Sarebbe un po' bastardo da far fuori. Intanto, vedete, esatto, mi. Forse là in cima. E comunque devo levarmi dal cazzo. Ah, qua c'è il poliziotto. Oh! Via via, il poliziotto sembra rincoglionito. Saliamo di nuovo al cimitero, se riesce ad andare al cimitero. Ok. Ok, qua siamo al cimitero. Dovrei trovare un sigillo. Ok, qua ancora mi dà sta possibilità. Ok. Kyoshi Tekamoto. Porca troia, in giapponese proprio. Allora. Ok. Allora. Trovata la tomba di sta tizia. Una volta che io ho trovato la tomba di sta tizia, esamina. Ok, non si capisce lei da dove gli vengono questi ricordi. Questo potere aggiuntivo rispetto al potere di tutti gli altri. Ok, spezza il sigillo.
aspettate. Allora, io ho anche qua la possibilità di spezzare il sigillo. Ma devo esplorare i ricordi attorno all'entrata. È lì, molto probabilmente lì c'è l'indizio su come spezzare queste cose. Attorno all'entrata di cosa? Perché secondo me quell'indicazione là è sbagliata. Cioè, io come cazzo faccio a arrivarmi? Io sono qua. Io posso scendere. No, comunque. C'è sempre sta pasta sorpresa. Forse devo avvicinarmi lì cercando di non farmi accoppare. Allora, è un po'. Devo stare attento se magari compare. Ok, qui dà ancora quei simboli strani. Bastardo. Devo far fuori sto stronzo lì, sembrava indicare qualcosa. Questo senza pistola è praticamente impossibile da tirare giù. Questo dovrei fare fuori il poliziotto a prendere la pistola. Che qua ancora da. Esatto, mi ha perso. Ci sono alcuni punti qua che dà in realtà. Intanto compare quella scintilla strana. Qua, tipo qua. Vai giù, stronzo. Ok. Qui mi dava. No. Proviamo a tornare in quel punto là che sembra essere quello un po' più vicino. L'entrata, non so cosa intende per entrata. Questo è il punto più vicino che riesco ad arrivare. Non lo so, non lo so. Allora. Perché in realtà noi abbiamo il doppio sigillo. Allora, obiettivo secondario. Indaga ricordi del passato. Obiettivo secondario, dovrei esplorare i ricordi attorno all'entrata. Però mi indica quel punto lì, è l'entrata di ceppa invece. Non è che mi indica quella parte sotto la casa. Dove cazzarola è in mappa? Non esiste. Posso provare a ritornare verso il tempietto sotto la casa. Magari lì ho qualche altro ricordo. Proviamo. Mi fai schifo. Che ci posso fare? No, no, dai, povero Way. Ok, attenzione.
missione, questo è il 2, casa di Mitsamura, ok, l'ho già fatta. Vedete che tra l'altro uno è completamente nel panico perché ha perso sta croce, che è il simbolo che abbiamo preso noi prima. Ok, non ce ne sono tanti. È andata letteralmente nel panico. No, noi siamo sempre qua. Noi eravamo andati su di qua. Sì. Fatemi magari andare su in cima. Magari in cima alla torre riesco a vedere questi. Cazzo, sono circondato da sti cazzo di teste di nerchia. Parla di un'entrata, non può essere. Scendiamo. Che qua. Qui potrebbe diventare drammatica. Molto drammatica la cosa. Ok, allora qua non mi vengono a rompere il cazzo almeno per gli altri alati. Ok, qua continua da... aspettate. Ok, niente, bottiglia di birra. Ok, questa l'avevo già fatta. Quella della casa di Miyamoto. Miyamoto mi porta al cimitero. Cimitero mi porta a un simbolo. Vediamo un po' qua che mappa mi dà. Proviamo a proseguire di qua. Ok. Decisamente il punto che mi indicava. Però a sto punto comincio a ragionare un po' sui su distruggere sti simboli, perché se non ho la più pallida idea di come potrei fare. C'è una balena. Qualcosa non va. Riesci quasi a... proviamo a mettere i simboli rossi in mezzo. Un ingresso. A ricordare un ingresso, ma la tua memoria è labile. C'è qualcosa che non va. Riesci quasi a ricordare un ingresso, ma la tua memoria è labile. Quindi sicuramente esplora i ricordi attorno all'entrata. È lì il fondamentale per chiudere sto capitolo. Attorno all'entrata. Vediamo se sto 3 me lo fa ancora vedere dove c'era prima. Il 3 continua a farmelo vedere qua. Però non capisco perché. Esplori i ricordi attorno all'entrata e me la indica lì. Non capisco. Però c'è una scaletta con l'edificio.
Non so veramente come cazzo romperne fuori. Welcome, this is Italian Network, not Deutsch. Ragazzi, se sapete un po' meglio l'inglese di me, interagite con la... Welcome comunque, Katie. Allora, stiamo cercando di proseguire. Se sapete anche due parole di tedesco, ragazze, o non so, cercate di capire che lingua parla lei prima di tutto. Oh, passa coltello a cucina. Ah, quello è il pugnale, questo è il coltello a cucina. Forse è il pugnale migliore. Allora, dobbiamo riuscire a capire come mai non è là che noi dobbiamo andare. Mi sono... ok, qua ancora mi dai ricordi, ma sono i ricordi di prima. Uè, che fai? Che fai, Troio? Ti ribelli? Troione, allora. Questa l'abbiamo vista. In realtà, oltre a quello, aggiunge due simboli. Ok, c'è la casa, la torre, mi indica la torre là però, e la parte sotto, casa, torre, e di qua, in qualche modo sembra indicare la torre, se non sono scemo io, qual è la torre? Fatemi tornare alla torre, magari senza attirare l'attenzione di tutto il mondo. Ok, qua, magari qua sopra riesco. Ammetto di essere un poco confuso. Qua non è. Cioè io devo trovare esattamente il punto all'interno della mappa che mi permette di verificare questi ricordi, e molto probabilmente c'è la risoluzione degli enigmi legati ai sigilli. Ma se io non faccio sta cosa, la risoluzione degli enigmi e sigilli è completamente casuale e non riuscirò mai a farlo. C'è un razzo, no? Qui abbiamo fatto tutto quello che bisognava fare. Aiuto. Di qua io non ho proseguito. Strada per... Proviamo un po' a girare a cazzo. Perché in realtà un accesso a quel punto là non si vede. Devi completare l'obiettivo. Esatto, perfetto. Vedete comunque vi obbli... Oh oh oh. Cos'è qua? Ah, vaffanculo era questo. Ogni tanto si confondono sti cazzo di segnali che si ingettano, eh. Cioè potevamo prendere un segnale molto più distintivo. Proviamo a scendere di qua. Ok, a parte che sto... Esattamente, andando a cazzo. Che più cazzo non sapevo. Ok. Ok, come vedete il contatto non è... La parte shooting, tra virgolette, l'armi a contatto, non so. Non sono poi realizzate così bene.
Allora, qui è la parte che avevamo fatto tra l'altro l'altra volta col ragazzo, ma non c'entra assolutamente niente con il nostro obiettivo. Il punto focale è quello che io sono qua, sono sulla casa di Mutsui e non me ne frega una mazza. Io devo arrivare a quell'altra lì, almeno che sta pasta a sorpresa non abbia una parte interrata. Però mi sa che la scala sale di pasta sorpresa, perché è dove ho tirato giù il cartello sul poliziotto. Non lo so. Non voglio ancora una soluzione, ma incominciate a cercare. Perché qua mi sa che... non lo so. In realtà di qua andiamo qua. In realtà io devo andare dall'altra parte. E ci sono stato decine di volte, tra l'altro. Su quella cazzo di sporgenza ci sono già stato. Oh cazzo, questo è quello col martellone. Non vorrei che trovando il 4, perché noi abbiamo trovato il simbolo 4, non vorrei che abbia in qualche modo buggato il 3. Mi viene a pensare a quello, perché in realtà noi abbiamo fatto l'obiettivo secondario 4, non il 3. E il simbolo mi indica sempre qua. Non ci sia una stradina. Affanculo, eccola qua ragazzi. Niente, sono un po' nabbo io, No, ci bisogna dirlo. Sono un po' nabbo io, Tanto c'era una stradina. E non essendo disegnata in mappa io non la troverò. Non la trovavo. Eccoti qua. Qui abbiamo i simboli. Attenzione, qui abbiamo i simboli. Adesso ho sbagliato. Ok. Aspettate. Ho i simboli che io devo riprodurre sia nel cimitero che... A parte che non so perché... Guardate. Fissalo qua. Io devo ricreare gli stessi identici cosi nel cimitero e nella parte sotto. Bisogna anche capire quali delle due è, però. Allora, siamo a un buon punto. Siamo a un ottimo punto, anzi. Perché... No, aspetta. Non dirmi che... No, non ci credo. Allora, aspettate un attimo. L'ho creato attraverso il cancello verso il passato. Spezza il sigillo della sala venerazione, spezza il sigillo del cimitero. Il fatto è, non è che io devo disegnarmeli, né? Cioè, questa cosa no, per cortesia no. Fatemi andare anzitutto col più bastardo. No, andare al cimitero prima, perché di là è invece veramente... strappino di nemici. Fatemi andare verso il cimitero. E voglio sperare che poi in qualche modo me li suggerisca. E se devo disegnarmi quelle cose lì. Tanti saluti e baci. Cimitero è uno e due sigilli qua. Spezza il sigillo. Davvero. Ok. Devo disegnarmeli. No. Allora, Non certo una delle mie parti preferite, ragazzi, dei giochi vecchio stampo, cioè devi disegnarti quelle cose lì. Tra l'altro che hanno dei simboli astrusi a dir poco. Merda! Sono passato dal retro per un cazzo di motivo. Cioè davvero devo disegnare? Porca miseria.
fatemi tornare un po'. Cioè, perché quando ti allontani troppo dalla fonte del Singect, facci una foto. Sai che non è una scelta sbagliata? Sai che non hai tutti i torti, Giuli? Bravissimo, bella idea. E io ero fermo ancora usita qui. Allora, esamina. Allora, io lo fisso, cerco di tenerlo più largo possibile e io adesso la foto la faccio a tipo qua, un po' me la faccio sullo schermo, ragazzi, vi faccio una foto praticamente, voi vedete che vi faccio una foto. Allora, aspettate, io cazzo è questo simbolo? Wow, non andare per vie traversissime. Vediamo un po' se me l'ha fatta. Cioè, ragazzi, cioè, assurdo. Assurdo, però è interessante comunque. Allora, aspettate, ovviamente l'ho girata un po' alla Katsum. Ok. Ho i simboli. Allora, devo capire anche poi quale dei due è. Ho i simboli comunque. Qua tra l'altro c'è questo disegno qua che non riesco a capire se è una funzione oppure no. E qua ho... c'è un altro disegno di qua. Vabbè, fatemi tornare al cimitero. Ne ho sentito l'idea di Giulio, è stata... tanto mi devo dare il cazzo molti. Dopo un po' perdo la pazienza. Cazzo di vocettina fa quello che vuole come un'arte, porca tre. Allora, merda, quello con la... quello con la mazza è deciso, eh. Fanculo. Rimani giù almeno fin quanto non finisco sto cazzo di cosa. Allora, il punto è che c'è anche la ruota esterna che forse mi aiuta. Allora, diciamo che la prima foto che io cioè quello a sinistra sia il cimitero, diciamo. Okay. Ah, perché in realtà c'erano anche la balena e tutte quelle... Madonna, si è complicato. Qua ci siamo. Quello so... ah, abbastanza. Cioè io ho... cioè non posso io mettere... oh, il vento ce l'ho sotto però. Cioè vediamo un po'. Io ho un vento... ok, forse questo di destra allora. Va bene. Allora, questo ce l'ho, questo ce l'ho. Questo è giusto. Beccato! Only one more. Mi è aspettato uno, ragazzi. Vai con l'altro. Grande Giuli, bella idea. Scusate, mi sono perso qualcosa. Ciao. Ciao Joe. Ciao Joe. Ragazzi, è Joe. Anche se ormai usa sempre l'altro account. Spero che tu riesca a seguirci, anche se purtroppo non abbiamo la connessione. Ah! Non ci dà Twitch, non ci dà una risoluzione dinamica. Abbiamo fatto uno dei due sigilli. Facciamo anche l'altro. Brava, brava Giulio, bella idea.
Vedete, era già avanti, praticamente sfruttava allora le tecnologie. No, non è così, ragazzi. Era un'idea abbastanza malsana di doversi disegnare, anche perché hanno dei simboli molto strani. Quindi io mi sono fatto comunque quello di destra per fare il primo. Ok, e io c'ho l'altro di qua. Allora, le nuvolette del vento dovrei averle. Ok, perfetto, ci siamo. Devo cambiare solo quello sotto. No. Sapete che mi sa che è già giusto. E due. Sembra andare bene, anche se Twitch con questa cosa ha rotto le palle. Ragazzi, sì, Twitch veramente ha rotto le palle perché noi facciamo di tutto. Vi tengo appunto, ragazzi, io potrei andare anche in 1080. Potrei andare in 1080, potrei mettere il bitrate sparato e quelli che hanno la connessione vederlo anche meglio. Ma mi sembrerebbe... Al centro sigillo risplende qualcosa. Ha un'area familiare, non ricordo perché. Allora, dicevo, io potrei sparare molto più a bomba, ragazzi, adesso con la connessione che ho. Ma non lo faccio perché semplicemente, a parte che non ha bisogno un gioco del genere, vedete graficamente, non è che abbia bisogno di mostrare il 1080, ma anche quando ho fatto Shadow of the Colossus, appena uscito magnifico graficamente il remake, non lo faccio perché voglio che più gente possibile riesca a fruirne. È una scelta proprio voluta. E quindi mi dispiace se poi Twitch non fa quel minimo di passo che dovrebbe fare di solito, che ha fatto spesso per favorire questa cosa. Va bene, attraversa il cancello verso il passato. Devo ritornare di là dove avevamo trovato il passaggio. Va bene. Detto questo, proseguiamo. Mi sembra anche un po', purtroppo, come posso dire, puerile essere qua, scusarmi se... Cioè, non dipende veramente da noi, ragazzi. Cioè, non è una classica scusante tipo sono morto, perché no, è proprio Twitch che dovrebbe fare quella cazzatina lì, come è previsto da, tra l'altro, dalla fondazione. Ma non lo fa. Intanto qua mi diverto a coppare il scibito. Quell'altro col cazzo. No, ecco, ok, dicevo, faccio il figo. Ma che cazzo di... Eccesso di sicurezza, un eccesso di sicurezza. Lei esce? Lei ce la fa? Abbiamo completato anche un altro capitolo, ragazzi. Bene, bene, sono contento. Brava Julie. Brava Giulia. E brava Giulia. Siamo riusciti a superare anche questa parte. Allora, adesso mi bevo un po' di coca e vediamo lì. Fare ancora uno? Ci sta, dai, ancora uno, ragazzi. Crea molta più varietà questo titolo rispetto a, come vi ho detto, a rispetto all'originale Forbidden City. Molto più varietà. E questo mi piace comunque. È più anche qua la ricerca un po' di un'accessibilità, anche se poi non ha avuto successo, quindi accessibilità si è un po' andata a fregare. Intanto vedo che siete 5 spettatori. Bene. Allora, quello che ho detto all'inizio, in realtà c'era solo Way. Quindi, ragazzi, nonostante io da oggi sia in ferie, come vedete dalla camicia, classica camicia festiva, feriale da spiaggia, Horror Paradise continuerà a fare live, a parte che domani abbiamo comunque il live di Dead by Daylight, l'ultimo live di Macchino prima che lui se ne vada in Sicilia e non ha la connessione per streamare da là, quindi sarà l'ultima sua live per almeno 3 settimane. Io tornerò venerdì con Devil Within 2 e lo proseguiamo e lo finiamo, meglio. Poi io da sabato
fermo durante 3 settimane, farò 2 live al giorno, ma veramente in modo molto semplice. Praticamente quest'estate io non vado al mare, non ho in programma la stesura di nessun romanzo, quindi mi dedicherò alla lettura e ai videogiochi, e mi piacerebbe giocarli direttamente sul canale. Quindi, a prescindere dall'horror, non horror, giochi che mi interessano, format che voglio sperimentare, lo avrete 2 volte al giorno, ovviamente uno il primo pomeriggio e uno la sera un attimino prima, così magari riusciamo a fare anche dei live più lunghi. E quindi ci sarò io con dei giochi che devo ancora scegliere, ma veramente dei giochi che voglio giocare, perché voglio veramente giocare in quest'estate, e spero di avervi ovviamente in mia compagnia. Ma proseguiamo, vediamo un po' dove andiamo a parlare con sto capitolo 5. Quello è il programma estivo, diciamo l'edizione summer di Horror Paradise. Poi torneremo in autunno col programma classico, cioè sempre horror durante la settimana e spariamo un po' il weekend. Lei effettivamente l'abbiamo giocata giusta, perché lei effettivamente è circondata da mostri. Oh signore. What is it you desire? Ok, adesso mi sembra aver perso la fede. Ah, si fa facile. Boku wa Howard Wright desu, ok? Futari, isho, nigeru. Gambaru. Boku wa Howard, kimi wa? Miyako. Ok, Miyako, isho. Gambaru. Oh cazzo. I've never seen this kind of syncretism before. Cazzo, mi spara i colpi di scena così proprio sulle gengive comunque. Damn it, where are those shots coming from? Daddy, mommy, it's me. Vediamo un po' se abbiamo finito male il capitolo 5, però magari interrompiamo. Esatto, quindi abbiamo finito il 5, dovremmo iniziare il 6. Mi sono fatto anche 1:40, anzi 1:50, quindi vediamo un po' cosa ci sarebbe. Selezione capitolo, abbiamo ancora un po' di capitoli, ma niente, dai ragazzi, io direi di interrompere qui. Quindi avete sentito anche il programma che ho in mente di portarvi dopo, da sabato in poi. Per stasera direi che è tutto, su una live leggermente più corta. Vi ho portato, soprattutto anche perché ieri sera abbiamo fatto tardissimo, vi ho finito a 12:30 sto cazzo di Kotal, che tra l'altro non gli è piaciuto a Machino. C'eravamo solo io, Arianna e Machino, appunto. Allora, questo è stato Siren Block Course. Quando venerdì finisco Forbidden Siren, quando finisco Thievery Within 2, perché lo finisco sicuramente venerdì, di horror vi porterò questo, completeremo questo. Poi nell'insieme dei giochi che voglio giocare, un horror comunque ci sarà sempre alternato, magari un horror o due giocati all'interno di queste 3 settimane, che ho intenzione di fare live molto a cannone su giochi che voglio, e il resto un po' vario. Quindi questo, e ci sono anche giochi magari tendenze dark, non proprio così horror. Va bene, comunque grazie per essere stati con me questa sera. Way Julie, grazie per essere tornata, ti fai rivedere una live sì, una live no, ok, ci fa molto piacere. Arianna, che c'era all'inizio, poi non so che cazzo abbia fatto. Katie Karsavich, che a quanto pare non ho capito se era tedesca o pensava che noi fossimo tedeschi e quindi non riusciva a parlare in tedesco, non so, però ha messo questo messaggio e poi è sparita, presumo. E ovviamente anche a Joe, logato come Gianfrasco. Grazie per essere stati con noi, come sempre potete abbonarvi, potete iscrivervi, followarci, diciamo, potete iscrivervi attraverso un abbonamento che è 5 euro al mese, oppure con Twitch Prime potete farlo gratuitamente. Twitch Prime vi dà anche la possibilità di accedere a Amazon Prime. Se avete Amazon Prime avete anche Twitch Prime, avete Amazon Video Prime, che ci sono dei video, Twitch Prime, dei giochi per PC,
un abbonamento che, non sbaglio, costa una trentina d'euro l'anno. E in realtà potete fare praticamente, potete fare un abbonamento con noi, rinnovarlo ogni mese. A noi viene un dollaro e 70, però è sempre utile, ci dà una buona impressione. Quindi anche le ultime informazioni di pubblicità ci sono state. Grazie a voi, ragazzi. Giulia, anche se ti fa schifo la birra, ti perdono. A Giulia la vedo meglio da... Vediamo un po'. Per me Giulia è una da vodka alla pesca. Vediamo un po' se ci ho beccato. Aspetto la risposta, non stacco la live finché Giulia non mi dà la conferma. Per me Giulia è da vodka alla pesca. Vediamo quanto conosco il gentil sesso. No, Way sa molto di birrozza. Arianna sa molto di acqua minerale. Un po' di facezze, ragazzi, prima di chiudere. Oh, non so cosa sia o la risposta o da quando. Oh, non so se ci ho beccato, non so se non ci ho beccato. Un po' di facezze, ragazzi, prima di chiudere. No, una d'acqua minerale. Ah, Giulia è come Arianna, è d'acqua minerale. Perfetto, perfetto. Aia, quindi Way, se non riesce a farlo ubriacare, non è speranza. Non ce la frena. Detto questo, ragazzi, abbiamo chiuso anche con un po' di facezze finali. Da McCowan è tutto. Vi ricordo, domani alle ore 21:30, 21, 21, scusate, 21, Dead by Daylight, l'ultimo live di Machino prima che se ne torni in Sicilia per 3 settimane. Non lo beccate. Quindi vedete di essere numerosi e di far sentire tutto il vostro affetto al caro Machi. Buonanotte, ragazzi. Alla prossima. Ciao. Ti offrirò acqua minerale, ma se non la ubriachi, quando mai riuscirai a intortarti, Giulia? Brava, Giulia, resisti. Ciao.